Buonasera, buonasera, benvenute e benvenuti, amiche e amici del Barba Simposio, del martedì per la stagione 2021 e 2022. Benvenute, benvenuti, e questa sera parleremo di fisica, una serata tra filosofia e fisica, soprattutto una serata dedicata alla fisica. Dopo alcune intersezioni già avvenute lo scorso anno, perché siete in molte e molti a chiedere gli intrecci interdisciplinari, gli intrecci tra le varie discipline. Ciao Viviana! Allora, Viviana, la saluto per prima perché innanzitutto Viviana è stata collega dell'ospite di questa sera, pertanto comincio a salutare Viviana. Un abbraccio, c'è l'amico Morte Bianca! Morisi, erede di Einstein, e già con questa battuta vinci il premio della serata. Miro Vaccaro, uno studente. Miro, vai a chiamare i tuoi amici per questa sera. Chiacchieremo di filosofia, di scuola, di programmi liceali, ma soprattutto poi parleremo di relatività speciale. Ciao Morte, allora io ne approfitto. Il Barba Sofia e il Morte Bianca con l'amico Alessandro Carnevale hanno aperto il canale YouTube Triumvirato, nonché hanno un canale Twitch. E una volta ogni 10 giorni all'incirca fanno questi tre personaggi delle dirette in cui parlano di politica, di storia, di geopolitica. L'ultima diretta è stata dedicata chiaramente al cinema di propaganda nel XX secolo, vero, vero? E probabilmente domenica prossima alla sera ci troverete sul canale Twitch per chiacchierare insieme. Michele è arrivato. Maria Chiara Zipoli, un abbraccio grande, braccio grande. Federico Peroni c'è, Tommaso Moncini c'è. Perfetto, Franco, Luca Landolfi, un abbraccio. Saudino, meglio di me, non so di Messi, ma di Messi, Neymar e Mbappé. Allora qua andiamo alla grande. Top, 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 top. Allora, stasera sarà con me, sarà ospite del Barba Simposio, tutto un amico. Poi un collega, è stato collega, ora ex collega, sarà con noi il docente fisico Valerio Pattaro, insegnante al Newton di Torino. Dopo lo presento bene, parleremo di fisico. Chiamate i vostri amici e le vostre amiche. Siamo già 70 a 100, andiamo ad iniziare. Così parlò Saudino, però ormai quel parlò mi fa già nella tomba. Allora, mentre arrivate, Frael è arrivato. Ciao, 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 ciao. Vi do un po' di annunci. Allora, martedì prossimo, il 5 di ottobre, non voglio che prendiate appuntamenti. Martedì prossimo, Roberto Mercadini, attore per me strepitoso, vero e proprio showman, lettore, scrittore, sarà ospite del Barba Simposio e presenterà un suo libro che ha avuto un grande successo, La bomba atomica. E gli faremo anche leggere un passaggio in cui lui drammatizza la bomba, che Kubrick ha descritto bene, dottor Stramore, la bomba su Hiroshima. Dunque, martedì prossimo, non voglio che prendete appuntamenti, Roberto Mercadini è qui. Prima, mi raccomando, domenica, seguite il Triumvirato. Martedì 12, invece, ci sarà il professore universitario di Torino, Francesco Pallante, che presenterà il suo pamphlet frizzante, polemico, Elogio delle tasse. La democrazia si poggia sulla fiscalità e sulle tasse. Dunque, appuntamento importante. Martedì 19 avremo un altro ospite di fisica, un professore, Eric Viotti, che fa esperimenti in montagna. Ha aperto un canale YouTube, ha fatto esperimenti in montagna. Lavora anche un po' sul clima e parleremo di clima il 19 ottobre. Il 26 invece ottobre, serata con il professore Alessandro Galvan, che ci presenterà il suo libro Leggere Spinoza.
E poi il 2 di novembre ci sarà un esperto di astronomia, Fabio Nottebella, che ha pubblicato il testo C'è vita nel sistema solare. Parleremo dunque di alieni. E poi il 9-11 ci sarà un altro docente, il professor Walter Lorenzin, che fa lo spacciatore di libri e racconti e spaccia racconti filosofici su Socrate. Dunque sono andato già al 9 di novembre. E poi altri, ci sarà Vittoria Baruffaldi, scrittrice, che ci presenterà le lezioni di meraviglia. I libri della Baruffaldi, edita Einaudi, sono veramente molto molto belli, molto anche proprio stimolanti. A fine novembre presenteremo il libro dedicato a Gian Maria Volonté di Mirko Capezzoli, scrittore, insegnante, un bellissimo libro su Gian Maria Volonté, e sarà l'occasione per parlare appunto del grande poliedrico e attore italiano. Allora, stiamo ancora a 70, ma tra poco iniziamo. Un manuale di filosofia. Allora, detto che nel 2024 ci sarà il mio manuale di filosofia, non capisco, che sto scrivendo chiaramente con altri autori, con uno staff di giovani. Dato dal 2024 ti procuri il mio, ovviamente, Sport e Mare Italia. Adesso sono tanti, se non vuoi andare sul classico a Bagnano, il Massaro è molto agevole, ma ben fatto, ben scritto. Il Curi, Coraggio di pensare, è molto più impegnativo, ma molto bello. Ci sono. Grazie, ma sì, uscirà il libro. Ma prima, sapete l'obiettivo, eh? Febbraio 2022. Ho detto il titolo, è ancora un segreto, uscirà il nuovo libro per Ballardi, 10 filosofi, 10 atti di ribellione, e mi avete promesso che facciamo arrivare il libro in classifica. Già l'altro è arrivato, 14° nella saggistica in Italia, e questo dobbiamo arrivare nei primi 10. Va bene, quanti ospiti, visto di dire, quanti ospiti. Avete visto con chi ho cenato domenica? Domenica sera al Festival del Medioevo, in cui ho fatto un intervento al titolo Filosofi all'inferno, e ho fatto una breve conferenza, una quarantina di minuti, in cui ho confrontato il sistema finalistico, geocentrico, chiuso, finito di Aristotele e Tolomeo con la prospettiva atomistica e materialista e meccanicista di Democrito. Ebbene, dopo di me, sono un professore della Sapienza di Roma che ha presentato il canto di Paolo e Francesca, e poi è arrivato chiaramente lui, Barbero, che ha fatto la lezione su Dante politico, e poi siamo andati a cena tutti insieme, abbiamo chiacchierato con Barbero, che mi ha promesso che il prossimo anno su YouTube una sera arriverà lui e parleremo di Marx e del movimento operaio. Dunque, Barbero, no, il buon Barbero risponde stabile, e non solo spostarlo. Col mio libro spero di andare a diffondere ancora un po' la filosofia. Linda era al festival. Ciao Linda, un abbraccio grande. C'era al Facebook. Dunque, tantissime cose vi ho detto. Chiudo con l'ultima cosa e poi faccio entrare il mio ospite. Domenica 17, spero di non sbagliarmi, domenica 17 dovrebbe essere giusto, 17 ottobre, alle ore 13, in una sala del Salone del Libro di Torino, ci sarò io, intervistato da Francesca Rosso, giornalista della stampa. Dunque, Barba Sofia è al Salone del Libro, non allo stand, ma è al Salone del Libro, nella zona conferenze, ospite. Dunque, amici di Torino, Viviana, tu già mi segui troppo, non ti chiedo tanto, ma dillo ai tuoi allievi, se hanno piacere di venire al Salone del Libro. Parlerò di filosofia, dell'utilità della filosofia, sarò intervistato da Francesca Rosso da Stampa al Salone del Libro domenica 17. Chi ha piacere di venire a salutarmi, incontrarmi, chiacchierare un po', ok, lo può fare. Ok? Benissimo, siamo 100 e al numero 100 poi entrerò. Vi ricordo che c'è sotto il canale per chi vuole sostenere il progetto Barba Sofia, per chi vuole sostenere la serata, perché io ricordo che stasera parleremo anche di relatività, lezione, ci sarà un pezzo di lezione, ragazzi, sotto c'è il tasto donazione, 1 euro, 2 euro, 99 centesimi, quello che volete, e così vi compro i libri. Va bene, ladies and gentlemen, ecco qua con noi questa sera il professor Pattaro. Ciao Valerio, buonasera.
Ciao Matteo, ti ringrazio per avermi invitato qui a Barba Simposio e saluto tutti gli amici da casa che ci seguono. Ciao. Benvenuto, benvenuto, sono contento che hai accettato l'invito. Come dicevo già in tuo assenza, o meglio, quando eri nel backstage, innanzitutto un amico, abbiamo frequentato, vero Valerio, lo stesso liceo, il Newton di Chivasso, lui è più giovane di me, però quando io facevo terzo, tu facevi prima, qualcosa del genere, io facevo terzo liceo tu E prima, mi sembra quarta che eri prima. avanti di un anno. Sì, eri Ah, avanti di di un un anno. Io ero in anno, di un terzo, tu in anno. quarto. Eravamo anche nella stessa sezione. Poi Eravamo Matteo la era già sezione C. con Leone, Bruno Leone. Che poi Matteo era già il mitico rappresentante d'istituto. Quindi già da giovane era una celebrità. Non ha iniziato presto. La mia Quindi era fama già già da molto giovane. famoso. Devo dire che avevo preso quell'anno una caterva di voti, mi ricordo, ma quasi mai nessuno, però tanti voti come te, mi ricordo, ma tipo veramente quasi il tre quarti del liceo aveva espresso il voto. E c'erano comunque all'epoca tre liste candidate, perché in molti licei adesso, Valerio, lavoriamo insieme, ad esempio quell'anno che eravamo il Bruno insieme, cioè cosa, 2 anni fa, gli studenti riuscirono a fare una lista, dunque tutti gli studenti della stessa lista furono eletti. No, alla nostra epoca c'erano Era più tre liste battagliato. ed erano addirittura divise per orientamento politico. Facevamo le liste dei cattolici, della sinistra, c'era il FUAN, il Fronte della Gioventù, comunque quello di Alleanza Nazionale, Movimento Sociale, veramente, veramente. Eppure, eppure. E tu però, Valerio, hai fatto una cosa. Io sono Dimmi. tornato passeggero un anno, perché nel 2013 andai a fare un anno al Newton. Tu invece sei tornato sul luogo del delitto, è vero? Sono tornato proprio alle mie origini, ho fatto proprio tutto il giro e sono tornato al punto di partenza, quindi diciamo ho rivisto i miei luoghi, insomma comunque è una scuola alla quale sono affezionato, sono contento, mi trovo bene, ma ne ho girate tante scuole e devo dire che veramente è raro che mi sia trovato male in una scuola. Poi sono sempre stato in licei scientifici, diciamo quindi un ambiente che mi è familiare, al Newton sono comodo, una bella scuola. Mi mancano alcune scuole dove sono stato, il Giordano Bruno, il Gobetti, il Monte di Chieri, però insomma l'Einstein, però insomma ho fatto questa scelta, poi insomma la vita è ancora lunga, vedremo. Assolutamente, allora, salutiamo, questi sono degli ospiti importanti che ci seguono, Valentina Chiarle, che è la biblioteca di Cocconato, di fatto, paese a cui sono legato, che perché io dall'età di 6 all'età di 20 anni, ok, ho vissuto a Cocconato, c'ho ancora la casa, mia mamma spesso è a Cocconato, io d'estate con i bambini un po' vado su, e la biblioteca di Cocconato è qua e ci sta seguendo, un abbraccio Valentina. Ma poi i nomi contano. Io quest'anno sono andato al Gioberti, ho lasciato il mitico Giordano Bruno in scuola a cui sono legato, la scuola del mio cuore, perché ho vissuto 8 anni dei miei 20 anni di insegnamento, li ho passati lì. Però mi sono dovuto avvicinare a casa, sto andando a scuola in bicicletta ed è un divertimento. Porto i bambini prima in macchina ancora, perché sono tre o due, torno a casa, poso la macchina, ho chiesto di entrare la seconda ora, prendo la bicicletta e vado a scuola. Fiancheggio, costeggio il Po, è bellissimo. Però una cosa ho detto subito ai miei studenti: lascio un liceo con il nome di un grande filosofo, con il nome di un pensatore anticonformista, un vulcano in pieno per venire al Gioberti. Io, Vincenzo Gioberti, con tutto il bene, ma il pensiero filosofico e politico di Gioberti almeno a me non fa impazzire. Un conto il Cattaneo, liceo che c'è anche a Torino, un conto il pensiero di Mazzini e Garibaldi, invece sono al Gioberti. Tu invece. Dai, se c'è il no, se c'è, vabbè, Galileo è indiscutibile, Einstein non parliamone, però Newton, cioè, che mente è stata Newton? Mi fai vedere, tu che sei un fisico, dovresti dire ai tuoi allievi e ai tuoi allievi chi è stato Newton, perché ragazzi, Newton, nato il 25 dicembre, tra l'altro, io da ateo impenitente, come dicevo, il 25 dicembre dovremmo festeggiare, va bene Gesù, che certamente non è nato il 25 dicembre e lo sappiamo. È chiaro, ma dovremmo festeggiare questo genio assoluto, uno delle menti più pazzesche, è vero Valerio? Beh, Newton diciamo che ha scoperto praticamente tutto ciò che poteva trovare nel suo secolo, l'ha fatto, qualunque ambito ha lasciato il segno. La meccanica l'ha rivoluzionata completamente, ce cioè l'ha creata lui, praticamente ha preso
Ha proseguito il lavoro di Galileo, che studiava il moto dei corpi, ma non indagava sulle cause, e ha scritto le leggi della dinamica, che sono valide ancora adesso, sul moto dei corpi, perché lui ha stabilito che un corpo può mantenere il suo stato di moto anche se non agiscono forze, contrariamente a quanto pensava Aristotele. Quindi ha scritto le tre leggi della dinamica, che sono tuttora valide. Poi ha fondato la teoria della gravitazione universale, che poi è stata migliorata da Einstein, e ne potremo anche accennare questa sera. Quindi la gravitazione con la quale ancora fino a 50 anni fa abbiamo mandato l'uomo sulla Luna utilizzava le leggi di Newton. Ha lavorato sulla luce, ha capito che la luce bianca può essere scomposta nei vari colori e poi ricreare la luce stessa. Insomma, è stato un genio, e poi anche tutto l'ambito matematico, perché comunque lui, assieme a Leibniz, è uno dei fondatori del calcolo infinitesimale, per cui è un genio assoluto, Infatti, sicuramente. E quando poi io aveva. faccio il paradosso di Zenone, pur non sapendo poco o nulla del calcolo infinitesimale, facciamo ridere gli spettatori. Io mi ricorderò sempre in quinta, quando venne interrogato sugli esponenziali, con quelle derivate. Il calcolo infinitesimale è ancora un'altra cosa, non incazzatevi per le mie ignoranze, eccetera, eccetera. Io Vai, mi vai, ricordo tranquillo. sempre il professor Bruno Leone che mi disse: "Ma Saudino, questa mattina lei è sobrio?" Alla mia interrogazione disse così, cioè vuol dire che stavo dicendo delle cose probabilmente degne di allucinogeni, però mi ricordo sempre questa cosa. È Aveva un modo pazzesco. simpatico di cazziarti. Avevo un modo, poi, ma adesso tu te le ricordi, le battaglie storiche tra me e Bruno Leone erano rimaste nel liceo, cioè le battaglie fatte, e vabbè, poi io l'ho Eravate due incontrato, o personalità meglio. forti. E mi hanno detto: "Guarda, Bruno Leone, non ci seguo, magari sì, lo salutiamo. Ciao Bruno." Quando sono andato al liceo a fare la supplenza, era l'ultimo anno, perché poi Bruno andò in pensione, sono contento di averti qui. E per me è stato comunque una chiusura del cerchio, perché diciamoci una cosa, amiche e amici del Barba Simposio, quando i cerchi si chiudono, tornare nel proprio liceo, riparlare con delle persone con cui magari c'è stato delle incomprensioni, è bello. E lui mi disse: "Sono contento che sei tornato." E io trovai lui, la professoressa Fiore, nostra insegnante di latino, ho trovato tutti i miei insegnanti ancora in cattedra nel 2014, la dice lunga anche sull'età degli insegnanti, la E dice poi Newton lunga. aveva anche un altro aspetto, cioè è un po', diciamo, si unisce modernità e medioevo, su questo ne so meno, però so che lui era anche interessato alla magia nera, all'alchimia, cercava la pietra filosofale, quindi cioè, ci sono queste due anime che si incontrano. Bello, ma sai perché? Perché per un lungo tempo la fisica è andata ancora a braccetto con la magia. Beh, in Bruno c'è soltanto magia e poca fisica, perché la sua prospettiva dell'universo infinito è comunque un'intuizione, non c'è nulla. In Cusano c'è ancora la magia, in Telesio le forze della natura sono comunque ancora magiche. Spinoza, che è il grande nemico di Leibniz, io sono spinoziano e non leibniziano, però. Lì c'è il gran rifiuto della magia, c'è la geometria che diventa veramente la legge dell'universo. Ma tu racconti anche, ecco, ci sono anche dei colleghi che ci seguono, tu fai anche un po' di storia della fisica, perché Valerio, allora, la matematica è nella storia, la fisica è più che mai nella storia. Tu, un po' di storia della filosofia, della fisica, un po' di storia della matematica, la fai? Sì, adesso questi 2 anni sono stati molto faticosi perché con la didattica a distanza è stato tutto più difficile, però sì, cerco, ad esempio, mi ricordo che un paio d'anni fa avevo fatto leggere un brano di Galileo sul dialogo sopra i massimi sistemi, eccetera, aneddoti, e poi soprattutto il filologico, cioè quali sono stati i ragionamenti, come è cambiato il pensiero, perché una certa teoria, un certo modello è nato in una certa epoca. Sì, si cerca di fare, poi chiaramente si è anche presi sempre da scadenze, da mille cose, però insomma anche non rinunciare a questi aspetti è importante. Qui c'è il laboratorio, c'è questo, c'è quello, quindi il desiderio c'è sicuramente, poi si fa quello che si riesce, come Eva sempre. e Valerio di cose ne fa tante, e molte, molte di queste cose gli riescono particolarmente bene. Perché io, come vedete, non ho neanche ancora detto. Ma Valerio ha, diciamo, conosciuti, e ho chiacchierato, e io avevo già questo canale, e lui ha detto: "Ma chi lo sa?"
ha dato vita a un canale di fisica che sta per arrivare ai 20.000 iscritti. Un canale di fisica molto particolare, perché quando chiacchieravamo, io ho detto Valerio una cosa, quella che dico sempre ancora a tutti quelli che mi chiedono quando si apre un canale o vogliono lavorare sui social come divulgatori, ognuno deve valorizzare al massimo quello che sa fare. E sul canale di Valerio voi trovate sia matematica, tanta fisica, c'è più matematica o più fisica? Cosa c'è Valerio di più? Ma non saprei, forse al momento un po' più di fisica, perché con la didattica a distanza era forse più difficoltoso spiegare fisica che matematica, perché quando la connessione è scarsa, magari certi ci Certo, serve. La certo, matematica ha questo supporto di calcolo che aiutava un po' di più. Però a me, io sono laureato in fisica, ma devo dire che mi piacciono tutte e entrambe, due, ok. soprattutto. Ebbene, sul suo canale trovate esercizi di matematica e fisica svolti, problemi svolti e spiegati passo a passo, oltre a trovare delle lezioni in cui ci sono delle spiegazioni, ma la sua caratteristica è il contrario di quello che è Barbero e nel piccolo anche Barba Sofia. Non c'è lui con questa sua faccia che fa vedere, che agita le mani, che recita come facciamo io il professor Barbero. Ma ci sono i problemi svolti, ci sono immagini, piani cartesiani, in modo tale che lo studente, la studentessa o l'appassionato, nel momento in cui c'è la spiegazione, si ritrova i calcoli. Ovviamente sono materie diverse, perché io continuo a dire, infatti il motivo del successo del mio canale rispetto a quelli che fanno le slide, ma uno, andrebbero a vedersi le slide di Platone che passano? No, invece fatte bene come fa lui, ok? Che l'altro non sono slide, e lui ha un programma, muovi una penna, vero? Proprio fai, risolvi i problemi. Dunque lui ti guida nella sua dei problemi, perché in quel momento lì tu non hai bisogno soltanto della voce, delle mani o della narrazione, hai bisogno di una voce competente che sappia spiegare e che nel frattempo ti guidi. Dunque il canale, che ovviamente sta crescendo a vista d'occhio, ha un nome il canale? Come, scusa? Oltre Valerio Pattaro, il canale che nome ha? Ah sì, Valerio Pattaro, fisica matematica. All'inizio era solo Valerio Pattaro, poi un mesetto fa l'ho cambiato, Valerio Pattaro, fisica matematica e logica. Niente di nessun titolo esotico, però insomma, almeno si capisce cosa c'è. Va bene, va bene, va bene. Potrà Grazie, mettere qui. grazie mille comunque. Figo Valerio, io metto in Ma se chat. mettete Valerio, già Valerio, dovrebbe uscire in qualche modo, dai. Fisica, matematica, orologio, chi ce lo chiede? Perfetto. Grazie. L'umanistica, la scienza oggettiva, ci arriviamo, ci arriviamo. Io sono stufo, Lorenzo ti prendo in giro adesso, ma della cazzata della scienza oggettiva esatta basta. Perché, sto scherzando Lorenzo, il problema è che più ripetiamo la scienza oggettiva, quando la scienza che procede a spesso nel buio sbaglia, abbiamo coloro che passano dal dire oggettiva e scienza esatta a dire abbasso la scienza, ed è quello che sta accadendo adesso. Perché tutta una serie di persone che adesso dicono i vaccini, la truffa e tutto. Non so se si aspettano che i vaccini siano perfetti, è già un errore. Nel 2020 dicevano una cosa, l'ho fatto questa lezione questa mattina con gli stoici, l'ho fatta. Gli stoici dicono che la conoscenza è una rappresentazione che deve essere più vicina alla realtà. Cioè tu conosci quando riesci a afferrare l'oggetto della realtà in maniera adeguata con l'intelletto. Ma noi come afferravamo il Covid-19 nel 2020? Solo un cretino può pensare che oggi lo afferriamo allo stesso modo, perché la scienza va avanti e trovi la gente che fa i meme. Ma il virologo che nel febbraio 2020 diceva questo e oggi dice l'altro. Ecco, non puoi fidarti. Per fortuna che ha cambiato idea, perché studiando hanno una conoscenza più elevata oggi del Covid-19. Poi esisteranno virologi, biologi, infettivi. Magari disonesti è una categoria che non mi interessa, ma il fatto che nelle scienze si cambi opinione è sintomo proprio di intelligenza. Ce lo racconta Popper, alla base della scienza c'è l'apertura,
c'è l'incertezza, c'è la costante ricerca. Se invece noi ci continuiamo a dire la scienza esatta, quando la scienza sbaglia, la scienza non serve a niente, la scienza non serve a niente. Puntata dei Simpson, capolavoro. Boh, guarda, io il brivido, permesso di capolavoro, lo sai, Valerio, eh? Boh, ma boh, che era appena stato curato all'ospedale, c'è un'ondata di antiscientismo. Ma cosa mai fatto la scienza per noi? E la comunità di Springfield va con i forconi e con le bombe Molotov ad incendiare il museo di scienze. Perché così le persone, quando passano dal dire Dio, scienza è Dio, Dio e la scienza non vanno d'accordo. Ma neanche l'oggettività, che poi 7 più 5 fa 12, va bene, perfetto. Ok, ma non parliamo di questo, parliamo di scienza oggi. Soli morti non possono cambiare idea con una migliore. Bravo, 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 bravo. Lo scetticismo di Hume. Guarda qua il pubblico è. Tu lo conosci già un po' il Barbara Simposio, il pubblico è dotto. Preparato. È una teoria, è vero solo quando è falsificabile. Già, io vi ricordo, chi volesse, se domani, se entro domani vi andate ad iscrivere sulla piattaforma TP Barba Sofia, per chi si va a scrivere, sostiene Barba Sofia, domani su Zoom alle 21:15, lezione esclusiva dedicata a Popper. Saremo una ventina, che piacere. Vada su TP Barba Sofia, ve lo scrivo qua, TP Barba Sofia, vi iscrivete. Anche solo per domani, TP Barba Sofia, e ci facciamo insieme una lezione dedicata a Popper. Ballo a spiegare, hai ragione, hai ragione. Allora, prima di arrivare all'argomento della serata, ti chiedo ancora alcune cose. Appunto, sul tuo canale, come ti è il canale che hai creato è stato utile durante la DAD? Ovviamente sì, ma che cosa in modo proprio è stato utile? Ma anzitutto l'ho creato, è proprio nato con la DAD, perché io avevo fatto, sì, avevo fatto 2 o 3 video 3 o 4 anni fa, forse 5 anni fa, ma proprio 2 di numero che avevo messo su YouTube. Ma lì poi più che altro ogni tanto utilizzavo qualche video che facevo vedere ai ragazzi fatti da altri, magari mettevo, lo salvavo sul mio canale, ma non lo usavo attivamente. E poi sono stato indeciso, sì, un anno o due ne parlavo con te, lo faccio o non lo faccio, perché poi so che mi piace moltissimo, però ci dedico anche molto tempo, insomma. E poi alla fine con la didattica a distanza, io che abito in un piccolo paesino, internet funzionava a tratti, quindi proprio i primi mesi, qui io parlo dopo Carnevale del 2020, giusto? Sì, O sì. 2019, 2020, sì. 2020. 2020, ecco, i primi mesi. Questa connessione andava e veniva e facevo molta fatica a fare lezioni, erano in parte asincrone, allora molto spesso io la registravo, perché poi registrandola lo facevo in un momento in cui andava bene, la caricavo e così ne ho iniziato a mettere due, tre, quattro, poi arrivata l'estate ho visto che anche gente continuava a seguirmi anche se la scuola era chiusa e poi insomma ci ho preso la mano, adesso è un anno e Wow. mezzo e Michele Bomma ti dice: Valerio, i tuoi video su logica matematica mi hanno salvato la vita. Nel frattempo, grazie. Merica, la mia collega e amica del Parmense, siamo appunto in Emilia, ti dice: canale trovata, iscritta. La fisica mi ha Grande. sempre affascinato. E poi, anche qua nel backstage ne parlavamo, i nostri canali hanno anche una caratteristica rispetto al canale YouTube: non ci sono gli abbonamenti. C'è Ah, come no. forma di sostegno un po' di pubblicità che potete anche skippare, altrimenti noi non abbiamo fatto contenuti esclusivi. Poi nulla dietro in domani si possono anche fare, ma ad ora ci sono. Io ho 100, scusate, 1400 video gratuiti e i video di Valerio sono sempre di più perché? Perché ne sta veramente producendo tanti, ha tanti contenuti di qualità. Dio e Grazie. scienza non vanno d'accordo. Eh sì, se intendiamo come Dio, chiaramente un sapere assoluto, e Dio lo è stato anche. Ma oggi quel Dio lì, ripeto, è morto anche con le rivoluzioni della fisica, della matematica del Novecento, anche se c'è quel famoso, no, testo, no, sull'equazione di Dio, dimostrare matematicamente Dio, ma poi il Dio assoluto è morto con la seconda guerra mondiale. Oggi il Dio è molto più mite. Poi i fondamentalisti di Dio ci sono ancora. A me hanno salvato la vita quelli sauditi. Certamente, ognuno si fa salvare la vita, ma poi in realtà ve la fa autosalvate. Emilia ci dice: filosofia e fisica, le mie due materie preferite riunite. Siamo contenti.
Gianluca, vai su TP bene. Allora, ti dico che è successo strepitoso. Siamo 138 e sono qua ovviamente non per sentire parlare me, che ho parlato troppo, ma per sentire parlare te. Allora, l'argomento della serata, abbiamo scelto insieme, è un argomento tra anche i più filosofici ed è ovviamente l'argomento della relatività. In modo particolare, la relatività di cui parleremo stasera, parlerà Valerio, è la relatività speciale o anche ristretta, vero? O dici sbaglio? Esatto. Ok. La LAI sarà salvata, dunque poi potete anche rivederla e farla vedere anche ai vostri allievi. Io parto con una breve introduzione. Pensate che ancora nel 20, nel convegno di scienze e filosofie riunite a Parigi, uno dei filosofi più importanti del passaggio di secolo, forse il filosofo più celebre, oggi diremmo una star, una filosofo star, le cui cene erano frequentate addirittura dal presidente della Repubblica Francese. Sto parlando di Henri Bergson. Al punto conferenza, l'assise di scienze e filosofia dedicata al tempo, si presentarono Einstein e molti altri, ma ancora Bergson con le sue teorie sul tempo della vita, sul tempo della memoria, sul tempo della scienza, tutte le teorie filosofiche molto affascinanti, molto belle di Bergson, ancora valide dal punto di vista filosofico, cioè dire che i 10 secondi in cui tu stai aspettando che l'arbitro fischia e tu stai vincendo, i 10 secondi prima che l'arbitro fischia e tu stai perdendo, hanno una durata, o meglio, hanno una percezione di durata diversa. Quello l'ha detto Bersot, l'aveva detto Agostino migliaia di anni prima, cioè il tempo è anche una percezione dell'anima. E Bersot su questo ha detto delle cose importanti. Però è l'ultimo momento in cui ad una conferenza sul tempo scientifica c'è anche un filosofo vero e proprio, perché da lì in avanti le conferenze scientifiche sul tempo saranno appannaggio dei fisici, dei matematici e il dominio sarà di Einstein. La prima cosa che ti chiedo, Valerio, qual è l'impatto nella fisica proprio della rivoluzione di Einstein? Poi arriviamo alla fisica, alla realtà speciale, ma l'impatto complessivo della teoria di Einstein. Beh, allora, anzitutto ci sono tre teorie della relatività, quindi bisogna distinguere. La prima, a cui dopo volevo accennare, è la relatività di Galileo, che si inserisce in un mondo dove si discuteva se era la Terra a girare intorno al Sole o viceversa. Chiaramente sappiamo quali erano le posizioni della Chiesa, e poi tutte quindi le riflessioni di Galileo sul moto. E diciamo, la relatività di Galileo ha un forte impatto filosofico, però tutto sommato vista con gli occhi di oggi è prevedibile, abbastanza prevedibile, perché i risultati argomentati bene, però diciamo sono plausibili. Invece le altre due teorie della relatività, che sono entrambe di Einstein, infatti abbiamo distinto tra relatività ristretta o relatività speciale, che è la stessa cosa, perché si chiama speciale perché vale solo in sistemi di riferimento speciali, non in tutti i sistemi di riferimento, quindi è anche ristretta, e poi la relatività generale, e queste portano a risultati assolutamente stupefacenti, tant'è che dopo più di 100 anni ancora la maggior parte delle persone non crede del tutto a queste cose, sebbene siano state verificate milioni di volte, perché non stiamo parlando Esatto. di buchi di wormhole o di teletrasporto quantistico, di teoria delle stringhe che sono ancora oggetto di discussione. No, stiamo parlando di una teoria che ha più di 100 anni e che, pensiamo solo al GPS, se non utilizzasse le due teorie della relatività, il GPS non ci manderebbe mai, ogni giorno accumulerebbe un errore di 10 km, per dire all'incirca. Oppure Bene, tutto. allora scusa, torniamoci così ce la spieghi meglio. Scusa. La prima cosa che dici è stata disorientante, cioè imprevedibile e disorientante, a tal punto che, nonostante ormai sia oggi sedimentata, ci stai dicendo, è ancora oggetto chiaramente di studio, no? Perché il GPS dicevi oggi è debitore? Perché il GPS funziona tramite un orologio molto preciso
orologi atomici che hanno una precisione del milionesimo di secondo, e poi manda dei segnali elettromagnetici che quindi viaggiano alla velocità della luce, perché è luce, l'onda elettromagnetica è luce, e quindi creano delle triangolazioni sia tra di loro sia con i nostri GPS che abbiamo sull'automobile, facendo quindi loro misurano dei tempi, poi conoscendo la velocità della luce capiscono dove ti trovi, poi hanno le loro mappe e ti dicono dove devi andare. E quindi chiaramente se non si tenesse conto delle correzioni dovute alla curvatura dello spazio-tempo, la dilatazione dei tempi, eccetera, tutti questi risultati sarebbero sbagliati e quindi. Però comunque le due teorie della relatività, quella ristretta si occupa sostanzialmente di oggetti molto veloci, quindi ha a che fare ad esempio anche con la meccanica quantistica, perché le particelle elementari sono molto veloci, ha a che fare con le onde elettromagnetiche, eccetera. La relatività generale si occupa di oggetti, diciamo di oggetti con forti accelerazioni, e dato che il campo gravitazionale è sostanzialmente un'accelerazione, perché un campo è una proprietà dello spazio, un campo gravitazionale ci dice che se noi in un punto dello spazio mettiamo un certo oggetto, questo sente una certa accelerazione, che si chiama accelerazione di gravità. E quindi l'altra relatività ha a che fare sostanzialmente con grosse masse che producono forti campi gravitazionali, e quindi la teoria della relatività generale la potremmo chiamare una teoria relativistica della gravitazione. In pratica migliora e corregge il lavoro fatto da Newton, però interpretandolo in modo completamente diverso. E dentro la realtà generale che noi possiamo ricondurre il famoso esempio dei due gemelli e dentro la realtà generale? E, in parte, sì, nel senso che la Emanuele, dilatazione scusate, Emanuele, che del tempo saluto, c'è anche nella Emanuele relatività di Palmieri, Einstein. che ci dice buonasera professori, per spiegare il tempo Einstein fece l'esempio dei due gemelli, I ma due che per qua, gemelli. E per gli i due altri che non lo gemelli, sanno, finché però ci si secondo. muove di moto rettilineo uniforme, non serve la relatività generale. Quindi finché si va sempre dritti a velocità costante, e tutti i fenomeni legati alla dilatazione del tempo, eccetera, riguardano anche la relatività ristretta. È solo che i gemelli, per incontrarsi di nuovo, non possono sempre proseguire di moto rettilineo uniforme, perché se si va sempre dritti al massimo ti incontri una volta nella vita, poi uno va da una parte, uno va dall'altra, oppure uno sta fermo, e quindi per incontrarsi uno deve frenare e tornare indietro, e quindi lì entra in gioco la relatività generale. Comunque il paradosso dei gemelli è un paradosso nel senso che va contro il senso comune, ma non è errato, nel senso che se davvero una persona Ecco, facesse un viaggio spaziale spieghiamola. ad altissima velocità e poi dopo un anno tornasse indietro, potrebbe trovare il suo fratello gemello e i suoi amici invecchiati molto più di lui. Cioè lui avrebbe vissuto magari un anno e gli altri 10 anni o anche 1000 anni. Quindi il tempo non è assoluto, ma diciamo, la nostra esperienza nello spazio può anche modificare la nostra esperienza nel tempo. Quindi è possibile. Almeno, diciamo, non abbiamo ancora la tecnologia per avere astronavi super veloci, però ipotizzando di avere questa tecnologia è possibile viaggiare nel tempo, non Ecco, nel allora passato, ti però faccio solo una nel futuro. domanda. Ma con la tecnologia si potrebbe realizzare? Me lo ci pensi allora, Enrica Battuello dice, professor Patto ha una Ah, una grande mia allieva. passione per la sua materia, che bello, e si dedica al Ciao, suo Enrica. canale con molta dedizione. Aiuta gli studenti, seguite. Guarda che belli questi atti, chiaramente, di affetto perché gli studenti, ricordiamocelo Io non l'ho detto sempre. ai miei studenti perché sono timido, ma mi hanno beccato lo Ecco, stesso. tra l'altro sì, Valerio è molto timido, eh. Io ho anche insistito per averlo, perché lui ha detto, ma non so, e invece alla fine è venuto. No, volevo dirti, perché in molti continuano a dire la bellezza della filosofia e della fisica messi insieme. Questo paradosso ha del filosofico, perché a un certo punto ci si verrebbero a trovare due persone che sono nate nel nostro tempo, ma in seguito a un viaggio nello spazio, nel futuro, in quel caso tu mi dici? Beh, sì, nel passato no di certo, perché se no salterebbe tutto il discorso della causa dell'effetto. Quindi no, questo assolutamente non è previsto, e anzi la relatività, te lo dicevo prima, è una teoria deterministica. Quindi è vero che si chiama relatività, ma è anche una teoria dell'assoluto. È relativo nel senso che il fenomeno può essere visto
in modo diverso e interpretato in modo completamente diverso. Però alla fine le cose vanno sempre allo stesso modo, quindi non si può invertire la causa con l'effetto. Addirittura il concetto di simultaneità è un concetto relativo, questo è un'altra cosa sconvolgente, cioè noi pensiamo che se due cose sono simultanee, se due razzi partono insieme, sono partiti Sì. insieme per tutti. E invece no, per un osservatore è partito prima un razzo e dopo l'altro e viceversa, ma non un osservatore perché è più vicino a un razzo e quindi vede prima la luce, proprio osservatori messi sull'asse, quindi a metà strada, uno può vedere prima una cosa e uno può vedere prima un'altra. Però si salva sempre la causa-effetto, cioè la differenza di tempo è tale che se per un osservatore sono simultanei, per l'altro non lo sono, ma sono a una distanza tale che non si possono influenzare a vicenda. Non so se mi sono spiegato. Sì. Allora, venendo al cinema, allora, per capirci, o la letteratura, un americano, La corte di Rertù, celebre romanzo di Mark Twain, non è possibile, non è possibile. Gli X-Men, quando vanno dietro nel tempo, non è possibile. Stesso discorso, Doctor Strange, che riporta il tempo per andare a cambiare il momento in cui Thanos compie una certa scelta. Invece, il pianeta delle scimmie funziona. Perché loro partono con un'astronave e vanno nel futuro. Quel viaggio nel tempo è lì, è lì. Me lo voglio spoilerare, ragazzi. Il primo, Pianeta delle Scimmie, dovete guardarlo. Certo, c'è il conservatore repubblicano Charlton Heston, che all'epoca era il Mosè della Bibbia, per capirci, che Michael Moore ha messo a nudo nel suo mitico documentario Bullying for Columbine, perché Charlton Heston era un esponente durissimo della National Rifle Association, cioè dell'associazione che sponsorizza la vendita libera delle armi in America, fatto questo pistolotto contro Charlton Heston che se lo merita. Charlton Heston, protagonista delle Pianete delle Scimmie, al termine si vede proprio che hanno fatto un viaggio nel futuro, ma quel pianeta in cui sono arrivati, altro non è che il pianeta Il pianeta Terra. Terra nel futuro, e nel futuro le scimmie hanno preso il potere perché è accaduta una cosa che all'epoca era molto chiaramente probabilistica, o meglio, storicamente no, ho fatto un errore, percepita come probabilistica, storicamente non si è mai andati vicino alla guerra nucleare, mai. Anche i missili cubani fu una tensione altissima, ma non, il pulsante era ben lungi da essere pigiato. Però in quegli anni, crisi missilistica, il pianeta delle scimmie, fine anni 60, c'era la percezione di una guerra nucleare e dopo questa guerra nucleare il pianeta è finito in questo sorta di anno zero in cui le scimmie hanno preso il potere. Però quello era un viaggio nel tempo futuro e dovessimo riuscire ad avere la tecnologia, è fattibile. È fattibile, c'è una fregatura che però tu ti Qual è? godi Qual è? il tempo sempre allo stesso modo, nel senso che se tu, faccio per dire, in un anno riesci a leggere 10 libri, per dire, non è una, se fai un viaggio di 6 mesi alla velocità della prossima alla luce, poi torni indietro e qua sono passati 1.000 anni, però tu hai sempre vissuto un anno, non è che puoi leggere 10.000 libri in quei 1.000. Quindi non possiamo vivere in eterno con questo stratagemma. Abbiamo Non la può finire. percezione nostra del tempo è sempre la stessa. E dunque è sempre un mio anno, e dunque se mi E metto di impegno magari dunque, leggo non so 20 di quanto ne libri, valga la pena, ma eh? non so quanto. La tua Puoi conoscere. collega Viviana ti chiede, anzi fa Mainelli sei? un'osservazione, Ah, Mainelli, Viviana, ciao, ciao, sì. ciao. Se non erro, no, io le leggo e poi Valerio non sappiamo, io sono di sicuro, se non sai, non è un super. Se non erro, al CERN la dilatazione del tempo è stata dimostrata sul tempo di vita medio del muone, giusto? Sì, è giusta. Beh, anzitutto ne approfitto di Mainelli, che è torinese come me, come Matteo, è stata una famosa dimostrazione, l'ha fatta Briatore, che era un professore di fisica che faceva fisica 1 a Torino, e portando un orologio atomico, ne teneva uno a Torino e un altro, mi sembra che l'avesse portato a Plateau Roza, lì il campo gravitazionale è diverso e quindi ha misurato che poi questi orologi dopo un anno, uno era più avanti di qualche secondo, perché poi diciamo con campi gravitazionali così deboli sono effetti minimi. E infatti, adesso vengo al muone, però infatti perché fino al 1900 nessuno mai si era accorto di questi fenomeni? Perché nel mondo naturale le velocità sono così basse che questi fenomeni sono difficili da misurare, sono impercettibili, però
Se voi avete un cane, la coda del cane fa frequenti accelerazioni e dopo tanti anni quella coda sarà un pochino più giovane delle orecchie del cane che si sono mosse meno. I muoni praticamente si creano, se più calcerne si creano dai raggi cosmici. I raggi cosmici sono dei proiettili microscopici che arrivano dallo spazio, dal Sole, da altre galassie e quando impattano al top dell'atmosfera producono altre particelle, tra cui i muoni, che sono tipo il fratello maggiore dell'elettrone, per dire. Sono Ah, il fatti dagli fratello maggiore. elettroni, ma hanno una massa più grande. Però questi poveri muoni vivono solo 2 milionesimi di secondo, mediamente, no? E ad esempio, le aurore boreali sono della luce che si crea in seguito a queste collisioni, no? Di muoni, che poi vanno a interagire con l'ossigeno e l'azoto e fanno queste cose luminose. Il muone, vivendo 2 milionesimi di secondo, adesso qua fare. Allora, la luce fa 300.000 km in un secondo. Loro vivono 2 milionesimi, quindi avete un numero molto grande, un numero molto piccolo. Se li moltiplicate tra loro, perché spazio e velocità per tempo, viene tipo 600 metri. Quindi il muone fa 600 metri e poi si dice decade, come se si trasforma in altro, decade. Quindi dovrebbe fare mediamente 600 metri, magari qualcuno potrebbe fare 1 chilometro, quelli più fortunati. Invece si formano a 15-20 km di altezza e arrivano continuamente a terra. Anzi, al Giordano Bruno c'era l'esperimento EEE, te lo ricordi? E Sì. lì era per misurare i muoni, quindi insomma non è difficile misurare, si può fare anche in un laboratorio qua più o meno, insomma se si hanno le cose. Arrivano in continuazione, quindi vuol dire che il tempo di quei muoni si è dilatato e quindi loro, anziché vivere, cioè loro hanno la sensazione di vivere 2 milionesimi di secondo, ma noi li vediamo vivere 100 volte di più e quindi arrivano fino a terra. Veramente affascinante, Da lì siamo c'è la 100. contrazione delle lunghezze, che in realtà non è un fenomeno a sé, perché la relatività parla di dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Non so se avete presente. E la contrazione delle lunghezze dal punto di vista dei muoni, perché noi Ma li dunque vediamo è come un vivere. elastico, Valerio, è come un elastico, si No, contrae. no, è proprio la misura, nel senso che se tu non è che proprio la roba si schiaccia, però se tu devi misurare un oggetto, che cosa fai? Prendi il primo punto e poi magari ti segni le coordinate, no? Le coordinate cartesiane dell'inizio, il punto A e il Ok. punto iniziale, poi vai alla fine. Prendi le coordinate del punto B, ma se tu in questo, mentre ti sposti, il tuo tempo è dilatato, allora l'oggetto lo misuri più corto. Quindi noi vediamo i muoni, diciamo no, loro anziché vivere 2 milionesimi di secondo vivono 50 volte di più, è per questo che sono arrivati a terra. Ma loro pensano sempre di vivere 2 milionesimi di secondo e quindi loro ragionano diversamente, dicono se sono arrivato a terra vuol dire che l'atmosfera è molto più sottile. E quindi diciamo, quello che dicevo Bello. prima sono due visioni diverse che portano allo stesso risultato, cioè i muoni arrivano, anche se con le leggi di Galileo non dovrebbero arrivare. Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro andiamo un po' in chat, sono tantissimi che fanno domande, che intervengono. Io, beh, qui c'è un nostro spettatore, Andrea Franzini, che ricorda un telefilm a cui ero affezionato, lo guardavo pranzando ed era Quantum Leap, Viaggi nel tempo, in cui il protagonista assumeva l'identità di qualcuno nel passato e poi c'era sempre un problema da risolvere. Merica invece ancora ti fa questa domanda, beh, sai che parlavi prima che alla fine nel futuro, comunque nel tempo in avanti, ma alla fine quell'anno rimane un anno. Lei dice, Sì. ma nello spazio il tempo non rallenta rispetto alla Terra? Qui allora rallenta sempre il tempo dell'altro, nel senso che se due soggetti si muovono uno rispetto all'altro, ognuno può ritenersi fermo e pensare che il resto sia in movimento. Cioè, vi è mai capitato che sul treno, quando il treno parte, se parte molto delicatamente, con un'accelerazione molto soffice, quindi quasi un'accelerazione nulla, avete la sensazione a volte che voi siete fermi e magari e sia il treno a fianco a spostarsi. Vi è mai capitato, magari quando i Certo, vagoni sono sì. staccati? E
E quindi uno dice, ah, se mi sembrava che si spostasse l'altro treno, invece mi sto spostando io. Però in realtà il concetto di moto è relativo, quindi entrambe le cose sono giuste. Uno può legittimamente dire, quando è in automobile, sta andando ai 100 all'ora, può dire, io sono fermo e tutto il pianeta si sposta dall'altra parte. Non è sbagliato, solo che il pianeta è più grande ed è più comodo dire che tu ti sposti e gli altri sono fermi. Certo, Dato che certo. il concetto di moto, e questo qua già c'era in Galileo, non è che è già la prima relatività di Galileo, dato che il moto è relativo, è sempre il tempo dell'altro ad andare più lento, cioè l'orologio dell'altro ad andare più lento. Quindi se due viaggiatori viaggiano di moto rettilineo, ognuno pensa, ad esempio, ti faccio un esempio, so adesso che ore sono? Sono le 10. Le Le 10:03. 10. Noi ci sincronizziamo gli orologi, io parto per un viaggio e tu rimani qui. Però dal tuo punto di vista puoi anche pensare che, cioè io posso pensare che sei tu a muoverti, tu puoi pensare che mi sto muovendo io. Allora, io penso che il tuo orologio stia andando più piano, quindi quando saranno le 10:30, io penso per Matteo Saudino sono le 10:40. Ok. Viceversa, quando per te sono le 10:30, pensi che sono le 10:40 per me. A questo punto uno può dire, però se ci parliamo, capiamo che c'è questa contraddizione, però per parlarci ci dobbiamo mandare un messaggio. Questo messaggio impiegherà un certo tempo andare da me a te, e se poi uno va a fare i calcoli, alla fine gli orologi rimangono sincronizzati. Cioè, se noi siamo distanti 1 milione di chilometri, io ti mando un messaggio: sono le 9:30, e tu riceverai quel messaggio proprio alle 9:30. Se invece uno dei due fa retromarcia e torna indietro, allora lì finisce la relatività ristretta, inizia la relatività generale, e lì effettivamente chi è tornato indietro ha dovuto tirare il freno a mano, fare una bella frenata, quindi ha sentito questa forza frenante che può essere anche fisicamente faticosa, quindi una frenata è una cosa oggettiva, non è più Sì, relativa. Allora certo. quella frenata fa sì che sia lui quello più giovane quando torna indietro. E qui entriamo in una matematica estremamente complessa, perché la relatività ristretta si può spiegare con calcoli semplici, insomma, diciamo da un po' di algebra di scuola superiore, invece in relatività generale bisogna Adesso dedicarci del torniamo, tempo. eh. Siamo già quasi un'ora di diretta, comunque andiamo poi, torniamo sulla relatività poi ristretta che la sistemiamo ancora un po' meglio. Ti faccio una domanda, poi vado in chat perché sono tantissimi. Ma allora, è possibile una comunicazione tra forme di vita intelligenti alla velocità della luce? Sarebbe possibile dunque? Il problema è che se noi mandiamo un messaggio Ecco, di ecco. luce a una civiltà, perché già solo la nostra galassia si parla di migliaia di anni luce, adesso il diametro della Via Lattea mi sembra che sia 100.000 anni luce, potrei sbagliarmi, comunque una roba del genere. Se poi parliamo da diverse galassie, allora magari sono milioni di anni luce. Se Qua noi proprio mandiamo un in chat messaggio, parlano di Star Trek, ovviamente, perché ovviamente Star Trek ha costruito la sua fortuna su questo. Dicevi se ci sono più galassie? allora, statisticamente è facile che ci siano altre società, altre civiltà intelligenti perché per l'alto numero di sistemi solari. Però se noi mandiamo un messaggio su un pianeta che si trova a 2000 anni luce, questo messaggio per noi impiegherà 2000 anni. Dico per noi perché in realtà la luce dal suo punto di vista ci arriva istantaneamente, ma per noi passano 2000 anni. Poi il tempo che loro ci rispondono passano altri 2000 anni, E noi magari tra 4000. Cioè, come se gli egizi mandassero un messaggio e poi lo aspettiamo noi, vai a ricordarti che devi passare il belli, messaggio. ma poi al massimo lo Magari riceveranno nelle colonie spaziali fondate lo da ricevono le scimmie, che tanto ci sono Bravo, no, oppure schifo. Valerio, gli uomini sulle colonie spaziali create da Elon Musk e i suoi discendenti, perché la Terra sarà finita. Il discorso di Greta, che io continuo a difendere, tutti quegli Però aspetta, voglio imbecilli. dire, ci andrebbe una nuova È fisica, cioè se bello, ci riuscissero a andrebbe. trovare cose completamente nuove, allora chissà, però lì insomma è tutta teoria, tipo buchi nello spazio-tempo, però quelle sono cose di cui diciamo un po' un parlare così, diciamo poche basi ancora, ecco, su quello. I buchi spazio-temporali sarebbero? Quindi i famosi wormhole, perché si dice, se dato che lo spazio-tempo si può curvare, è come se tu prendi un foglio, vediamo se è un foglio Ci metti la carta, matita dentro. e
Sì, infatti un esempio, se tu lo percorri tutto, magari è lungo 20 centimetri, se tu lo pieghi così, puoi arrivare da una parte all'altra facendo solo un Esatto. millimetro, no? Quindi questa è Esatto. l'idea dei... E quindi Warhol come il verme che buca la mela, no? Perché passa Ah, attraverso, buca. certo, Il buco bravo, del verme sarebbe, no? il buco E del verme, quindi, giusto, giusto, giusto. però è ancora... Sì, diciamo lo spazio-tempo si può curvare, quindi questa cosa potrebbe esistere, però se nessuno li ha mai osservati, diciamo restano ancora un'ipotesi. Ma veramente interessante, ti ringrazio per la spiegazione. Tanti studenti ci sono in questo momento, abbiamo toccato prima le 170 persone, veramente è bello vedere, ripeto, persone che seguono un canale mio il martedì sera che tratta sempre dei temi tendenzialmente non così mainstream, anche sui canali social. È difficile, come sa, le mie amiche America e Viviana. Allora, Alessio Inglese, vediamo un po'. Se viaggi su un treno e accendi una torcia, la velocità della luce di quest'ultima sarà sempre C e non verrà sommata a quella della velocità del treno. È giustissimo quello che ha detto. Sì, Del questa è un'altra cosa assolutamente antintuitiva, che è la costanza della velocità della luce, che è paradossale per la nostra logica, perché le trasformazioni di Galileo, che lui ha sistemato molto bene, sono abbastanza prevedibili. Dicono, ad esempio, che se tu vai ai 100 km all'ora in auto e davanti a te un'auto sta andando a 110 km all'ora, qual è la velocità relativa? Sarà la differenza, quindi 10 km all'ora. Se Certo. tu vai ai 100 e lui va ai 110, è E come se tu 10. fossi fermo e lui andasse solo ai 10 all'ora. Invece la luce non si comporta così, la luce va sempre alla stessa velocità. Quindi se tu Dunque segui non è un un raggio di vettore, luce, come? non è una somma di vettori a questo punto lì. Non è È una una somma di vettori. differenza, Se tu ne è una differenza segui un vettoriale. raggio di luce al 99% della sua velocità, questo raggio di luce si allontanerà da te sempre alla stessa velocità. E Bello. questo è stato verificato più volte. E questa cosa come si può spiegare? No, questo è proprio il punto di l'ipotesi di partenza, e quindi l'unico modo per spiegarlo è ipotizzare che ci sia una dilatazione dei tempi, una contrazione delle lunghezze. Cioè, queste sono tutte conseguenze logiche dell'assunto di base. E questo assunto Einstein l'ha fatto per dei motivi sia pratici sia filosofici, perché se no, quelli filosofici sono perché non ci si poteva sincronizzare gli orologi, senza, e quindi dato il concetto di tempo veniva meno. Poi anche più pratici, perché tutte le equazioni dell'elettromagnetismo si basano sulla costanza della velocità della luce, e quindi c'è questa teoria di Maxwell che funzionava benissimo e lui l'ha voluta accettare. In pratica la relatività nasce dal presupposto che non solo la cinematica deve essere, la relatività dei moti non deve riguardare solo la cinematica, ma anche altre branche della fisica, come tutte le branche della fisica, anche l'elettromagnetismo. Poi, se permetti, Matteo, farei ancora un collegamento, perché Vai, 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 vai. quando si parla di relatività si parla sempre di spazio e di tempo, e poi c'è un'equazione famosissima che tutti sanno, che tutti conoscono, magari non tutti l'hanno capita perfettamente, che è quella E uguale a MC2, Sulle energia uguale, magliette, ma no? che Genius at work, parla ok. di energia e di massa. Questa riguarda la relatività ristretta, quindi la prima parte, e uno dice: ma cosa c'entra la dilatazione del tempo con quella formula che parla di energia e massa, no? Se vuoi ne parlo un attimino. Assolutamente sì. Va bene, innanzitutto cosa vuol dire questa formula? Vuol dire che qualunque massa ha in sé dell'energia per il solo fatto che esiste. Questa cosa potrebbe anche essere poco interessante, ma invece è molto interessante perché questa massa si può anche trasformare in energia e viceversa. Quindi dell'energia può creare della materia, e della materia può liberare dell'energia, Capito. come avviene nelle centrali nucleari, per dire, o nelle bombe atomiche, o nel sole, che continuamente, se fosse una palla che brucia, si sarebbe già spento Se da fosse, miliardi di anni. avrebbe Se consumato fosse, tutto, perché? effettivamente. Dicevo, sì, e quindi ogni chilogrammo di massa, quanta energia dà? Ne dà C alla seconda, che vuol dire 9
10 alla 16 joule, cioè 9 con 16 zeri di joule di energia. Quindi piccole masse possono dare energia enorme. E da dove nasce? Cosa c'entra questo con la relatività? Perché nasce dalle leggi di conservazione. Ah. Cioè, ci sono, la meccanica studia delle grandezze che si conservano, cioè che sotto certe condizioni rimangono costanti nel tempo, come la quantità di moto, come l'energia, ad esempio. E si è scoperto che ogni legge di conservazione si attribuisce una proprietà dello spazio. Ad esempio, la conservazione della quantità di moto c'è se lo spazio si mantiene uguale se noi ci trasliamo in un altro punto, se le proprietà dello spazio. La conservazione dell'energia, una proprietà, di invarianza temporale dello spazio. E quindi l'energia nella meccanica classica ha certe formule, quindi l'energia cinetica, ad esempio un mezzo massa velocità alla seconda. Invece, col nuovo concetto di spazio-tempo, affinché queste proprietà di invarianza per traslazione nel tempo siano sempre valide, bisognava cambiare le formule all'energia. Insomma, sto andando troppo nel tecnico adesso, mi sto. No, Comunque, in no, ma pratica, tutte tanti queste cose stanno hanno fatto seguendo. capire che l'energia doveva avere un'altra formula, e Certo. questa, quindi al posto dell'energia cinetica, un'altra formula. In questa formula si vedeva che anche se un corpo rimaneva fermo, rimaneva comunque una quantità, che invece nella fisica classica, se un corpo rimane fermo, l'energia cinetica, cioè l'energia totale, si può considerare zero. Invece in relatività rimane questo MC2, che c'è, Dunque. quindi la massa in virtù di esistere a questa energia. Valerio, nel Novecento cosa rimane della fisica galileiana dopo l'impatto sia di Planck, in rete ne hanno parlato, però magari se Valerio poi piacere in primavera magari ritorna e parliamo poi di Planck più avanti. Cosa rimane della fisica di Galileo nel Novecento? Beh, tutto è solo praticamente un caso particolare delle altre teorie, ma è sempre valida. Cioè, se non ci Dunque, sono le norme umane. nel sistema Terra con una serie di caratteristiche vale. Sì, beh, certo, se no, tipo non so, il galleggiamento dei Galleggiamento, corpi, motore, tutto certo. quello che si studia a scuola, ad esempio al liceo, il 90% del tempo è la fisica classica, quindi certo che vale. Perché se non ci sono velocità dell'ordine di 200.000 km al secondo, se non ci sono dei buchi neri che piegano che piegano lo spazio-tempo, è tutto validissimo e quindi funziona Dunque, tutto benissimo. Però certe Galileo, apparecchiature come il GPS, che sono estremamente delicate, certo, allora vabbè, però. oppure l'elettronica, che è estremamente delicata, allora lì richiede anche la meccanica quantistica, però per le cose di tutti i giorni funziona. Ma tra l'altro non ti dico quante domande, quanti. Giuseppe, allora noi ancora un quarto d'ora, 10:30, liberiamo tutti, quest'anno proprio simposio, 10:30 vado a dormire. Se ad esempio restiamo la luce con la superficie riflettente, la luce riflessa viaggia sempre alla stessa velocità o la si può rallentare in qualche modo? Guarda che La domanda. luce, sì, la luce non è che accelera, la luce parte già con quella velocità, è una cosa, cioè non è che un po' alla volta raggiunge. Quindi la luce nel vuoto ha sempre la stessa velocità. La luce invece nella materia no, va più piano, quindi se la luce attraversa dell'acqua, la sua velocità sarà minore. Mi sembra che la luce, per uscire dal sole, quindi per percorrere dal centro, se non ricordo male, mi sembra 180.000 anni, quindi lì va veramente lenta perché c'è molto caos, no? Però la luce nel vuoto invece va, anche se viene riflessa, andrà avanti e poi torna indietro con la stessa velocità. Viviana ci ricorda la fisica classica vale sempre, grazie Vivi, ovviamente Vale io quando sempre. nel Novecento arrivo a parlare delle influenze un po' culturali, soprattutto di Planck, è perché veramente mette in dubbio una serie di certezze che poi nella vita di ogni giorno, appunto, non hanno nessuna conseguenza, ma sappiamo che la filosofia non si occupa, così come anche la fisica, delle cose solo di tutti i giorni, ma va alla ricerca chiaramente di grandi spiegazioni, di grandi sistemi. Ti chiedono possibilità di andare nel passato, ma magari torniamo e ne parliamo di queste cose. Non so se l'hai visto Interstellar. Sì, l'avevo visto quando era uscito, sono passati un po' di anni. Un po' di anni. Qualcuno dice, ma c'entra con le cose che stai dicendo, ti dicono Sì, Interstellar. soprattutto la relatività generale, Assolutamente. perché ci sono questi campi gravitazionali. Poi mi sembra che il film si concluda che lui cade in un buco nero e Lui viene lì assolutamente
E lì adesso cosa avviene dentro un buco nero non si può. Ah, perché poi c'è ancora una cosa da dire, che l'altra grande teoria è la meccanica quantistica, che riguarda invece l'infinitamente piccolo, e mentre la relatività ristretta si sposa molto bene con la meccanica quantistica, ad esempio l'equazione di Dirac riguarda sia la relatività che la meccanica quantistica insieme, invece la relatività generale non può legare con la meccanica quantistica. Quindi i buchi neri richiederebbero entrambe le teorie perché sono sia enormi masse, ma sono anche puntiformi, si pensa che siano puntiformi. E quindi di fatto cosa c'è dentro un buco nero nessuno lo sa perché non c'è, a parte che non possiamo esplorarli, poi non c'è un modello matematico adeguato. Infatti, ad esempio, da lì è Allora, nata la teoria. scusami, la vecchia legge galileana, che la scienza procede poi con un linguaggio matematico, ritorna. Non essendoci la matematica a disposizione, potremmo dire manca il linguaggio, c'è il silenzio. Funziona filosoficamente questo discorso che faccio? Sì, beh, per esempio il film La teoria del tutto nasce da questa sfida che ormai si è aperta dagli anni 30 di trovare una teoria che leghi la meccanica quantistica con la relatività. Praticamente Einstein a 26 anni scrive la relatività ristretta, a 40 quella generale, e poi ha dedicato il resto della sua vita, lui è vissuto fino a 76 anni, sì, è morto nel 55. Ha dedicato il resto della sua vita a cercare di creare un modello che prendesse anche la relatività generale, un modello geometrico, perché la teoria della relatività è una teoria geometrica. Però non, perché lui non credeva fino in fondo alla meccanica quantistica, sebbene paradossalmente il premio Nobel l'abbia vinto nell'ambito della meccanica quantistica, perché a volte la storia va così, però lui non ci credeva fino in fondo, Lui non... però non è mai Bello. riuscito nel suo intento. Quindi diciamo, c'è questo un po' questo fallimento finale che non è riuscito a creare una teoria unica. Fallimento, E insomma, tra questa è la virgolette. sfida ancora di Diciamo, adesso, mi stai dicendo. ancora di adesso, sì, ancora È ancora adesso. questa è la grande sfida, come se fosse la fisica un albero, quello è il tronco principale. Quindi Bello. uno Io vorrei chi vuole ricordarti, fare ricerca Valerio, si che la vuole dedicare a radice di tutto quello. sono la filosofia, poi dopo Come? la radice sono la Certo. filosofia, Le ricordiamoci, e radici, sì, poi eh. c'è il tronco e tanti altri rami. Potremmo dire però che il buco nero, i buchi neri, rappresentano, sono di concetto limite, di prospettiva limite, alla ricerca della quale, proiettandosi verso la quale, noi continuiamo poi a sviluppare, no, teorie, a indagare, a crescere. Può funzionare questa idea? Cioè, alla fine del buco nero, perché ci affascinano tanto? Perché c'è l'ignoto? Perché cosa cambierebbe a noi? Sono tanti All'uomo anni che all cosa dico. verrebbe all'essere umano da questa conoscenza? No, da un punto di vista tecnologico, intendi dire? Qui. No, ma credo che chi fa questi studi così teorici pensi poco allo sviluppo Era tecnologico. quello il che volevo fare. C'è proprio un amore per il sapere. C'è Certo. un amore per il sapere che muove il fisico puro e il matematico puro. Poi, mentre la matematica e la fisica hanno le loro ricadute pratiche tecnologiche, ovviamente. So, dall'architettura all'edilizia, alla telefonia, alla medicina, chiaramente, la chimica, la fisica. E poi, come ci ricorda Viviana, che è una matematica. La matematica è la regina di tutte le discipline, ha voluto ricordarci la buona Però voce. senza gli studi astratti si possono Esatto. solo fare i piccoli passi, però i salti anche tecnologici, cioè senza gli studi teorici della meccanica quantistica non si potrebbero realizzare i semiconduttori, per dire. Quindi potremmo avere dei computer a valvole super efficaci, ma sempre delle macchine che tengono delle stanze intere per fare pochi calcoli. Quindi grossi balzi si possono solo fare con la ricerca pura, i cui Grossi risultati però balzi. magari si vedono dopo 30 anni, dopo 50 anni, quindi diciamo sono investimenti su lunghissimo periodo. Allora, prima di farti ancora poi riassumere per la teoria appunto della realtà ristretta e speciale, proprio in sintesi, così chi va poi a rivedersi la live, gli indichiamo i minuti in cui c'è. E prima poi di chiederti alcune cose didattiche che sono molto curioso di chiederti, c'è una cosa carina. E qua ci dice la filosofia e la fisica sono in comune, ma ci arrivo su questa cosa qua. Se no, no, c'è una cosa bella che l'ho persa.
No, 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 no. Eccolo qua. Lorenzo, Isotta ti chiede: ma la teoria delle stringhe potrebbe essere una possibile soluzione a quell'incontro tra Sì, fisica quantistica e... cioè il grosso difetto, chiamiamolo così, della teoria delle stringhe è che è un modello teorico, tra l'altro un modello teorico che io conosco poco e non sono un tuttologo, però diciamo chi l'ha studiato a fondo sono tutti concordi che da un punto di vista matematico, rigoroso, è un edificio perfetto con poche crepe, però per verificare sperimentalmente ciò che capita in quelle dimensioni così ridotte che va a studiare quella teoria, ci vorrebbero degli acceleratori di particelle miliardi e miliardi e miliardi di volte più potenti di quelli oggi disponibili. Quindi nemmeno dire magari tra 10 anni, magari tra 10 anni ne costruiamo uno che è 3 volte più potente, ma di sicuro non Bello. 300.000 miliardi di volte più potente, e quindi non si sa proprio come verificarle. Se manca la verifica sperimentale, rimane una. Infatti, si dice che la teoria delle stringhe è quasi una teoria filosofica più che fisica, perché il metodo scientifico prevede che ci si debba Sì, osservare il e fenomeno. qua torniamo ancora al grande Galileo. Allora, Pietro Paolo ci chiede. Professori, la matematica e la filosofia cosa hanno in comune? Innanzitutto, io quell'amore per il sapere, per la ricerca di cui parlavamo già prima, amano la complessità e comprendere la complessità. Questo è un aspetto molto importante. Sono ricerche aperte, costantemente aperte, cioè il punto di arrivo non è già dato. Questo è un altro aspetto, secondo me, interessante, e poi appunto ambiscono anche poi all'elaborazione di teorie. Queste sono le mie risposte. Le tue quali sono, Valerio? Cosa hanno in comune secondo te? Beh, anzitutto la matematica non riguarda il mondo reale, è una branca del tutto astratta e scollegata dalla realtà per quanto lo si possa pensare, e quindi credo che in questo ci sia qualche analogia con qualche teoria filosofica. Poi la matematica viene presa e allora il fisico o l'ingegnere dice: ecco, questo modello del tutto astratto, scollegato dalla realtà, mi serve proprio per studiare invece questa cosa che è reale. Però quando si parla di un oggetto matematico, che sia un triangolo, un numero o una funzione, sono sempre idee platoniche. Quindi Bella. il triangolo per il matematico è una cosa astratta che non si può vedere, non si può toccare. Il triangolo per il fisico è un corpo che ha una forma tale che può essere studiato con quel modello astratto che è Dunque stato la creato dalla matematica, matematica. ma ce lo dicono già Pitagora e Platone, è iperuranica in questa. È astratta pure e protegge per modelli, per archetipi. Vero Valerio? Per archetipi. Quindi direi che la matematica è un modello filosofico, uno È dei un tanti modello, è un modelli. modello filosofico. Tant'è che Platone e Pitagora parlano di matematizzazione del mondo, di un mondo che è matematico e tutti i rapporti all'interno di questo mondo sono leggibili, interpretabili, decodificabili con la matematica. Guarda, ti Veramente, una faccio bellissima solo serata. un minuto. Ad esempio, una matematica che non c'entrava Vai, niente con la vai, 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 vai. realtà erano le geometrie non euclidee, dove c'erano triangoli la cui somma degli angoli interni, anziché essere 180 gradi, era di meno di più, dove c'erano. E quindi anche i matematici sono stati osteggiati perché sembrava una perdita di tempo, e descriveva un mondo di idee che non aveva nulla a che fare col mondo. Poi la relatività di Einstein, quella con la curvatura dello spazio-tempo, ha detto: ah, un attimo, ma queste geometrie euclidee vanno benissimo per spiegare questa nuova idea di spazio e di tempo assurda, però quella cosa là che non c'entrava niente calza proprio bene, quindi l'ha potuta sviluppare grazie ai suoi predecessori. Ah, comunque non è vero, è che andava male in matematica Einstein, Comunque, ascoltami, è questo una leggenda messaggio metropolitana. noi lo facciamo. Qui si stampato sulla maglietta, portalo al preside del Newton. Ringrazio il professore di avermi rimandato in matematica in terza Algometti, il più grande favore che potesse farmi. Bravissimo per il lavoro, professore Pattaro. Saluto Davide, un abbraccio. Ah, Questo vuol dire, già. eh? Ciao Davide, Davide passato un po' Gianni, di anni. che ti ringrazia. Invece la quella terza B che avevamo in comune non ti ringrazia mica così tanto per averla rimandata.
Scherzo, siamo anche le amiche e gli amici Davide era ormai. ancora molto, eri molto impegnato politicamente, Davide. Quindi era, diciamo, Matteo Saudino del Gobetti. E io fui rimandato. Allora, Davide Giani, io in terza fui rimandato al professor Bruno Leone, che era nettamente più severo, duro, è un'altra scuola, altro mondo, il professor Pattaro. Sappi, Davide, in comune questo, io rimandato in terza. Allora, andiamo nella parte con cui è stata veramente ricchissima. Poi con ti saluto, ti chiedo di rimanere ancora 2 minuti in backstage, così poi ti do un abbraccio virtuale e scambio ancora qualche Volentieri. battuta. Allora, Valerio, in sintesi, questa relatività speciale, come la definiamo? Ah, abbiamo detto tante cose, adesso fare una sintesi è difficile. Diciamo che Vediamo. allora, diciamo, ecco, quello che ho detto all'inizio mi sembra, nella relatività di Galileo è stata molto importante da un punto di vista filosofico, perché si è chiarito che il concetto di quiete non esiste in senso assoluto. Chiunque si può ritenere fermo, chiunque si può ritenere in movimento, si sceglie arbitrariamente che una cosa è ferma e gli altri si muovono, ma è una scelta arbitraria e i conti si fanno, cioè, e poi si arriverà a certi risultati che saranno gli stessi in altri sistemi di riferimento. Però c'erano certe cose che erano assolute nella relatività di Galileo, erano assolute le lunghezze, quindi se questa cartellina è lunga 40 centimetri, se Beh, viene osservata da uno che passa sul tram, la vedrà sempre 40 perfetto. centimetri. Il tempo era un invariante, e quindi se questa videochiamata dura, questo simposio dura un'ora, durerà un'ora anche per chi ci ascolta guardandolo seduto su un'automobile. E anche la simultaneità. Se una cosa è simultanea, se quello che vince 100 metri taglia il traguardo e la fotocellula segna la fine, sono due eventi simultanei in modo assoluto. Invece, la relatività di Einstein non considera più il tempo assoluto, non considera più lo spazio assoluto e non considera più la simultaneità Bello. assoluta, però cerca altre invarianti, e ci sono delle altre invarianti che però sono spazio-temporali, cioè che tengono conto dello spazio e del tempo insieme, quelle rimangono invarianti. E una di queste è la velocità della luce, e poi ci sono, diciamo, altre grandezze e quindi si fonda su altre invarianti. E alla fine non è poi così relativa la relatività, perché le interpretazioni sono diverse, ma è deterministica, a Ma differenza della infatti. meccanica quantistica, che non è deterministica. Infatti la famosa frase "Dio non gioca dadi", che l'ha pronunciata Einstein, era una frase polemica perché era in disaccordo con la meccanica quantistica, e lui riteneva che ci fossero delle variabili nascoste, che però non sono ancora state trovate, che andavano a togliere quell'indeterminismo della meccanica quantistica, perché poi dalla Bellissimo. meccanica quantistica è partita tutta la fantascienza dei Già. multiversi, cioè noi viviamo in un universo, ma ci sono mondi paralleli, nessuno li ha mai visti, però sembrerebbero andare d'accordo con questa meccanica quantistica che non è deterministica, perché è il famoso Allora, gatto di Schrödinger, che finché non si va a osservare un bravo. fenomeno è in tanti stati Tu devi contemporaneamente. fare una promessa, allora. Devi tornare in primavera e devi scegliere un tema, perché c'è chi ha chiesto i buchi neri, Max Planck, il gatto di Schrödinger, cioè tutte queste cose. Hanno chiesto Fibonacci, io chiamerei un matematico, non sprechiamoci il professor Pattaro su Fibonacci, lui lo sa chiaramente, ma magari cerchiamo un è più matematico, è vero, ci sta a chiamare un matematico Sì. Fibonacci. Allora, Mainelli, se hai piacere di venire a fare il Fibonacci, io ti accolgo ben, ben volentieri. Grazie per sentirti parlare, nulla, lascio toccare, veramente un successo. Io però questa cosa qua ti vorrei chiedere, l'ultimissima domanda che è apparsa qua, molto, molto, molto interessante. Ah, no, perché io non lo conosco, magari non lo conosci neanche tu, io la me la gioco lì. Professore, può spendere due parole su Ricci Curbastro, il fisico italiano dei tensori? Tu sai chi sia questo Eh fisico? sì, so chi è, però non ho una conoscenza superficiale, quindi quando
Questa cosa la passo, mi Va spiace. bene, torna, quante cose ci stanno chiedendo. Allora, poi dopo lui mi dirà, il professor Patro mi dirà su cosa vuole tornare. Qui ti chiedono buchi neri, Hawkings, ti chiedono il multiverso. Ragazzi, qua mi tocca studiare, io faccio studiare gli altri di solito, studio No, tu in primavera studierai per il Barba Simposio, verrai qua. Ma Inelli ricorda che hai un gruppo Facebook in cui vi scambiate anche dei materiali. Ma me lo tieni nascosto, Valerio? C'è un gruppo Facebook dove c'è molta interazione, è vero? Ma ho aperto un gruppo che si chiamava, che c'è video di fisica, ma io non, da solo, io non ho fatto nulla, solo ogni tanto scrivo qualcosa, ma si è autoalimentato, adesso ha più di 100.000 iscritti. Però non è un mio gruppo, io sono Quanti? l'amministratore perché lo aperto, però non è un mio gruppo, è un gruppo Ok. che vive degli utenti, io poi ogni tanto scrivo qualcosa, però non è una cosa mia personale, come può essere il canale dove... Però quindi se volete visitarlo, chiaramente lì ci sono più discussioni su questi temi, queste domande, voi le potete E poi porre e sicuramente 200-300 persone vi rispondono, qualcuno dirà una cosa, qualcuno dirà tutto il contrario, come succede ed solo a anche me. poi il grande gioco della rete. Il tuo canale sta andando molto bene. Allora, i tuoi allievi sono un po' orgogliosi di questo tuo canale. I tuoi allievi, chiedo i tuoi. Gli altri d'Italia ti ringrazieranno. Funziona così ed è questo molto bello perché i ragazzi sanno sempre distinguere chi si è con passione da chi invece è ormai spento. Ma i tuoi, proprio i tuoi, l'abatuello della situazione che c'era prima, è orgoglioso, lei sì chiaramente, ma gli altri tuoi Non lo allievi? so, se qualcuno è in linea lo lascio scrivere a loro. Va Diciamo bene, che non va bisogna bene. fare troppi lecchini, quindi diciamo rimaniamo così, ognuno. Senti, questa scuola, sai che ho scritto la mia compagna, il pamphlet, cambiamo la scuola, la dobbiamo cambiare, serve didattica innovativa, serve portare i ragazzi a partecipare. Per le materie scientifiche serve più che mai, no? Anche la dimensione laboratoriale, sperimentale. La scuola non deve essere un luogo passivizzante. Vero Valerio? Su questo ne andiamo d'accordo, anche su tante altre scuole, tante altre cose di cui stasera non parliamo, però su questa cosa qua ci giochiamo una partita importante, Valerio, perché se la scuola diventa un luogo in cui ti siedi e consumi, la scuola perde la sua funzione. Io penso che il tuo modo anche di approcciarti alla fisica, con anche una capacità poi linguistica di essere chiaro, diretto e guarda che semplificare è una virtù, non le soluzioni semplicistiche, ma semplificare. Questa è una cosa molto importante. Tu lo fai bene. Progetti futuri e poi ci lasciamo. Ma io al momento sono i progetti presenti che sono la scuola, famiglia, sport, amici, canale YouTube. Cioè, i progetti presenti sono mantenere ciò che sto facendo Ok, senza allora aggiungere adesso altro per il momento. resettiamo perché Magari ieri. scrivere qualcosa, magari scrivere Ah, di qualcosa. qualcosa. Se facevi il marito per. Ha detto: avete sentito la scuola, la famiglia, lo sport? Valerio, ma fai un po' il rocker. Progetti futuri, cosa vuoi incendiare? No. L'ha detto, magari scrivere qualcosa. Scrivere qualcosa, chiaramente hai piacere poi di venire Diciamo, qua a presentarlo. Sai che sei il benvenuto al Barba Simposio, ti va ringrazio. bene? Grazie, ti saluto. Abbiamo tutti Ciao a sentito che in tutti. primavera tornerai e sceglieremo l'argomento. Valerio, un abbraccio, spero di vederti presto. Ciao, 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 No, grazie. ciao. Allora, rimani in backstage. Io vi saluto anche questa serata. Bravi, grazie che ci ringraziate. C'è anche un canale Telegram, allora lo troveranno sicuramente gli spettatori che vorranno passare sul canale che si titola appunto Valerio Patro, Fisica, Matematica e Logica. Io vi saluto. Un'altra serata veramente molto molto interessante, densa. Vi ricordo due cose: domani sera per chi è iscritto su TP ci sarà la mia lezione su Popper. Giovedì sera inizio il corso del Campus del Cambiamento, Parmenide, Platone, il mondo tra realtà e illusione. Chi fosse interessato può andare ancora sul sito Campus del Cambiamento ed iscriversi. Il 17 sono al Salone del Libro, passate a trovarmi, mi raccomando, al Salone del Libro, così chiacchieriamo insieme. Alle ore 13 ci sarà un dialogo con la giornalista della stampa Francesca Rosso. Io vi aspetto. Martedì prossimo, sempre alle ore 21:15, e vi aspetto niente proprio di meno che Roberto Mercadini e parleremo della Bibbia.
bomba atomica. Parleremo della bomba atomica a partire dal suo libro molto bello, che si chiama appunto La bomba atomica. Ciao a tutte e a tutti, buonanotte, vi abbraccio. Domani sul canale Barba Sofia uscirà un nuovo video dedicato ai, non a Pattaro, ma ai patari. E dunque agli eretici milesi, ai monaci cistercensi e cluniacensi, domani sul canale YouTube Barba Sofia. Buonanotte a tutte e a tutti, vi voglio bene.